Hi guys, oggi parliamo di quando si usa la maiuscola in inglese. In inglese, come tutte le lingue derivanti dal lativino e non, ci sono due tipi di sostantivi, i nomi comuni e i nomi propri. I nomi comuni è il nome di una parola, di una cosa, ad esempio man, city, car, non hanno la maiuscola tranne che a inizio frase. Un nome proprio, un nome di una persona o di un luogo invece ha la maiuscola, che potrebbe essere Milan, Andrea, Mercedes. Il problema sorge in alcuni casi dove un nome comune ha bisogno di avere la lettera maiuscola. Ad esempio, quando per evitare ripetizioni, molto comunemente succede nei documenti legali, il nome comune sostituisce un nome proprio e quindi porta la lettera maiuscola. Facciamo un esempio. This letter outlines your contract of employment with tax. Your employment with the company will commence on the 1st of April. In questo caso company sostituisce il nome dell'azienda tax e quindi la C deve essere maiuscola. Questo non vuol dire che la parola company, che è un nome comune, deve sempre essere scritto con la lettera maiuscola, solo in questo caso in cui sostituisce qualcosa di importante come il nome di un'azienda. Altrimenti resta uguale come in questo esempio. There are 40 oil and gas companies in the world. Come correggere questo errore? Come capire se un nome comune deve essere scritto con la lettera maiuscola? Bisogna un attimo soffermarsi e capire se questo nome comune sostituisce qualcosa di importante. Questo è il trucchetto. Se invece lo descrive, non è necessaria. Infine ricorda che i giorni della settimana, i mesi dell'anno e le nazionalità vanno sempre scritte con la lettera maiuscola. Bene, mi fermo qui con la maiuscola di oggi e se ti è piaciuto questo video e sei qui per la prima volta iscriviti al canale, attiva la campanella per essere sempre aggiornato con nuovi contenuti in uscita tutte le settimane. Condividi qui sotto nei commenti i tuoi dubbi, le tue domande, i tuoi successi e continua a migliorare il tuo inglese insieme a me. I will see you soon, bye Grace!